Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi voglio parlare di obbligazioni, in particolare di una nuova obbligazione che in questo momento è in fase di collocamento da parte di Société Générale. La cosa interessante è che diciamo ha un impatto positivo, quella che è la Positive Impact Finance. In particolare, per spiegarlo bene, Société Générale, che è da sempre all'avanguardia nella creazione di nuovi prodotti per gli investitori, ha iniziato a lanciare queste obbligazioni ad impatto positivo, sostenibile per l'economia. Questo che cosa significa? Significa che l'idea è quella di sostenere quello che è lo sviluppo economico, ambientale e sociale e infatti la banca si impegna a mantenere all'interno dei propri bilanci dei prestiti dedicati proprio a questo tipo di progetti per un valore nominale, diciamo pari al nominale dell'obbligazione. Ma cerchiamo di capire invece la parte un po' più tecnica, quindi capire come funziona questa obbligazione, che di fatto è un prodotto strutturato, un'obbligazione strutturata, ma che ha sicuramente tutta una serie di vantaggi. Prima di passare però alle cedole che vengono erogate annualmente, io vorrei vedere i dati fondamentali. I dati fondamentali sono relativi al periodo di collocamento, che sul primario al momento è tra il 20 maggio e il 20 giugno, quindi un mese di collocamento. Il prodotto, quindi l'obbligazione, inizierà a scambiare il 27 di giugno. Qui trovate l'ISIN all'interno dell'articolo. Questo vi servirà per identificare il prodotto sia in fase di collocamento sia più avanti, appunto sul secondario. Per quanto riguarda il taglio minimo, stiamo parlando di 2.000 dollari. L'obbligazione infatti è quotata in valuta diversa dall'euro, in dollari in particolare, di conseguenza vi è un rischio di cambio che approfondiremo più avanti. Per quanto riguarda la data di scadenza, è abbastanza ravvicinata, infatti scade tra 4 anni nel 2023. La parte, diciamo, legata all'indice che poi contribuirà a formare la performance, meglio la cedola dell'obbligazione, è legata appunto allo STOXX Global ESG Leaders Select 50. Andiamo a capire bene la struttura proprio dell'obbligazione e come vengono calcolati i ritorni per l'investitore. Quali sono i bullet point in buona sostanza? Sono l'investimento sostenibile basato sui principi del Positive Impact Finance, il 100% del capitale garantito a scadenza in dollari americani. Qui c'è un discorso legato al rischio emittente, ma stiamo parlando comunque di una delle più importanti banche francesi e non solo francesi, potremmo dire europee. La cedola è fissa per i primi 3 anni e la scadenza, e alla scadenza appunto vi sarà un rendimento pari al rendimento che avrà ottenuto l'indice sostenibile, che è quello di cui abbiamo parlato precedentemente, poi lo vedremo nel dettaglio. Altre peculiarità di questo prodotto è la possibilità di rimborso anticipato da parte dell'emittente. Quindi vediamo nello specifico come funziona. La cedola annua è dell'1,5% ogni anno. Dal secondo, alla fine del secondo e alla fine del terzo anno, l'emittente, ovvero Sogen, avrà la possibilità di ritirare l'obbligazione, per così dire, a un valore pari al 107% del nominale al secondo anno o al 110,5% del nominale dopo il terzo anno. Tradotto cosa vuol dire? Vuol dire che Sogen vi dà l'1,5% più il 3,5% all'anno, ok? Per ogni anno in cui l'avrete mantenuta. Questo non è garantito, ma è subordinato al fatto che Sogen dopo 2 o dopo 3 anni decida di ritirare l'obbligazione, quindi diciamo l'obbligazione a quel punto scade, viene rimborsata a 107 o a 110,5%. Ovviamente le cedole sono da considerarsi al lordo dell'effetto fiscale, e l'altro tema interessante è come viene calcolata effettivamente la scadenza, il rendimento appunto dell'ultima cedola, perché l'ultima cedola, come vedete, c'è il primo anno, secondo anno, terzo anno. Se l'obbligazione non fosse richiamata prima della scadenza, a scadenza effettivamente l'obbligazione ci darebbe diritto a un rendimento pari alla performance positiva dell'indice STOXX Global ESG Leaders Select 50. Torniamo al nostro articolo perché vi sono delle altre cose da segnalare. All'interno dell'articolo vi ho messo il link per andare a vedere appunto come è composto questo indice. Ci sono all'interno 50 titoli.
Questo è l'andamento che potete vedere dell'indice. Ci sono aziende a veramente larga capitalizzazione, molto importanti. E infine, appunto, tornando all'articolo, vi voglio segnalare i due rischi di cui abbiamo parlato precedentemente. Il primo è il rischio emittente, il secondo è il rischio cambio. Come ho già detto in precedenza, secondo me il rischio cambio è un rischio fino a un certo punto, perché se da un lato è vero il fatto che vi può essere una perdita in valuta, dall'altro io ritengo che sia giusto per un investitore evoluto diversificare i suoi investimenti non soltanto in euro ma anche appunto in valute diverse come il franco svizzero, la sterlina e appunto i dollari americani. Quindi sarebbe corretto avere un conto in multivaluta e destinare una parte dei dollari appunto a investimenti che possono essere in obbligazioni, in azioni, in questa obbligazione o in quant'altro, però diciamo comunque denominati in dollari americani. Io con questo non vorrei dilungarmi oltre, spero di avervi dato tutte le informazioni di cui potreste aver bisogno. Tenete presente che per un mese appunto questa obbligazione è ancora in fase di collocamento sul primario, ma se vi fossero delle domande vi esorto a contattare direttamente l'emittente, che sarà in grado di fornirvi quante più informazioni possibili. Con questo io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.